Eccomi, carissimi fans, è un po' che non ci vediamo. Allora, che cosa ci raccontiamo questa sera? Sono sempre la vostra Veronica Rossi, dovete sempre iscrivervi al mio canale. Vi ho un po' abbandonato, è vero, vi ho un po' abbandonato, sì, questo è vero. Ma ho molte cose da fare, sto studiando spagnolo, sto studiando inglese che non ci capisco nulla. E fotografia, sperando di fare poi delle belle foto. Quindi mi sono iscritta a questi corsi e quindi sono molto molto impegnata. Allora, stasera abbiamo trattato un argomento nel salotto della morgue, molto interessante. Il rapporto con i figli, come diciamo, come dire loro. Se si frequentano dei privé, se si decide di fare la sissi, quindi travestirsi da donna, nel senso io non è che mi devo travestire da donna, sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Quindi dicevamo, come affrontare l'argomento trasgressione con i propri figli. Diciamo che nel mio caso non ho affrontato l'argomento perché non ne sono in grado. Non sono in grado, non sono in grado, non sono in grado. Quindi è sempre una situazione molto delicata, ovviamente perché vanno a scontrarsi delle emozioni che sono particolari, soprattutto quando c'è la parentela, ecco, così vicina, madre, padre, figlio, ecco. Non è come una situazione estranea, se si parla del figlio o della figlia del vicino di casa, l'argomento è più semplice. Quando si tratta dei propri figli e i propri figli devono interfacciarsi con, adesso qua mi interfaccio con lo specchio perché vedo che lì c'è lo specchio. Ok, devo girare un po' così che è meglio. Ecco, vedete la manaccia qua. Ok, quindi questo è sempre l'argomento interessante, che è questo. Ecco qua. Bene. Quindi dicevamo la situazione appunto madre, figli, padre, figli. Per chi ha fatto delle scelte come trab oppure come trans, come dirlo ai propri figli? Questo è l'argomento che abbiamo trattato questa sera del Salotto della Morchi. Io vi invito a vederlo, vederlo più che vedere, anche sentire ciò che noi diciamo in questa diretta diciamo sugli argomenti che noi trattiamo. Noi trattiamo sempre degli argomenti molto interessanti che vanno dal trucco, dalla scelta appunto di genere, la scelta appunto di quello che può essere il percorso per una trans, di transizione, tutte queste situazioni che oggi sono un po' di moda, però in effetti io ne parlavo già all'età di 20 anni, quindi parliamo delle guerre puniche, ecco, naturalmente. Quindi dicevamo questi argomenti, possono interessare come no, però sono veramente di interesse oggi quotidiano, perché abbiamo appunto le coppie anche omosessuali che si sposano, che hanno poi figli, chiaramente, vabbè, ovvio, con le provette, così. Provate la provetta, provate la provetta. Quindi questo ragionamento anche donne, appunto, coppie di lesbiche che naturalmente decidono di avere un figlio, una figlia. Quindi sono argomenti molto delicati, però molto interessanti. Voi come la pensate? Ecco, io vi invito a scrivere qua nei commenti la vostra idea, ecco, come potreste affrontare un argomento con i vostri figli.
Un altro argomento che abbiamo trattato è anche quello del mio lavoro di attrice porno. Come dirlo ai figli? Ecco, ci sono tante attrici porno nel mondo, tanti attori porno, e mi piacerebbe sapere se i loro figli sono a conoscenza dell'attività del padre o della madre. In questo caso anche Rocco ha espresso le sue idee, nel senso che comunque lui da piccoli gli aveva già detto il lavoro che svolgeva, tant'è vero che lui ha i figli che hanno seguito un po' le sue orme da un punto di vista proprio di organizzazione del set. Non fanno gli attori, però diciamo collaborano alla realizzazione di un film. Io credo che siano argomenti molto molto caldi e da prendere con le molle, naturalmente, proprio anche le bollette da bucato, perché è sempre una situazione molto personale, poi anche il percorso di una persona, quello che è il suo vissuto. Il suo vivere oggi, l'oggi, viviamo l'oggi o il domani, perché comunque un'affermazione oggi, un accettare oggi una determinata realtà, non è detto che un domani uno possa ancora accettarla, nel senso che magari lì per lì viene accettata, però poi ripensandoci uno può avere un trauma, uno può avere dei grossi problemi. Ecco, parlo sia da un punto di vista genitoriale che anche da un punto di vista filiale. Quindi, sarebbe bene affrontarlo questo argomento, molto, molto, molto in modo super approfondito. Perché io credo che potremmo dare anche un contributo a coloro che non sanno che pesci prendere, che magari vanno dagli psicologi, giustamente, è giusto che esistano anche gli psicologi che comunque sono preparati e sono non tutti, perché molti hanno fatto anche dei danni, ecco, questo lo devo dire, tanto si parla in senso generale, non si offende nessuno personalmente. E quindi ci sono dei medici che sono veramente all'altezza di poter affrontare determinati argomenti e altri che magari lo fanno giusto perché è il loro lavoro. Ecco. Ma del resto questo succede in tutte le attività. Abbiamo persone che amano il proprio lavoro e lo fanno con una certa conoscenza, con una certa pratica, con una certa cultura. E quindi anche è giusto che guadagnino bene, tutto sommato, e altre persone che invece lo fanno solo per farlo. Ecco, questo è negativo in ogni tipo di lavoro, ogni tipo di attività. Come la pensate? Sono sicura che la pensate come me. Ecco. Quindi, quello che può essere una scelta sessuale di un genitore o di un figlio non è da penalizzare o comunque da criticare o da giudicare, perché ognuno di noi abbiamo una vita ed è nostra e quindi le nostre scelte sono sacre, chiaro, no, situazioni diciamo all'eccesso, quindi ci vuole sempre un equilibrio in tutte le versioni di quello che noi andiamo a vivere, ecco. Perché il problema è che poi se ci parte la brocca, cioè che poi sbrocchiamo, ecco, perché anche il sesso va fatto sempre con una certa, diciamo, logica, ok? È chiaro che noi sul set facciamo dello sport, non è che siamo innamorati, ecco. Quindi molte persone non conoscono questo aspetto, questa realtà del film porno. Il film porno è semplicemente un film come gli altri, né più né meno. Ci sono delle scene che trasmettono emozioni, trasmettono piacere, trasmettono desiderio, eccetera. Però non è che tutte le persone possono farlo in quel modo come viene fatto nel film. A volte anche meglio, nella vita privata è anche meglio, quello che dico io, eh.
diciamo che possono creare anche dei problemi tipo ansia da prestazione, perché chi vede quei film lì dice: ma io come non riesco a fare quello, 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 quell'altro? Cioè, attenzione, sono dei messaggi che bisogna raccogliere nella giusta misura, nella giusta dimensione. E insomma, seguitemi. Ciao.